Alluvione, consiglio unanime sugli aiuti, approvati tutti gli atti proposti sia dalla maggioranza che dall'opposizione, seduta aperta dal minuto di silenzio per le vittime. Buonasera, bentrovati a questo nuovo appuntamento con Monitor Consiglio. Seduta del Consiglio regionale inevitabilmente dedicata all'alluvione che ha colpito la Toscana, in particolare le province di Firenze, Prato e Pistoia. La seduta si è aperta con un minuto di silenzio in memoria delle 8 vittime. Poi l'informativa del Presidente Gianni, il dibattito e le votazioni. Alla fine il Consiglio si è espresso in maniera unanime sulle azioni immediate a sostegno delle popolazioni colpite. L'Aula ha infatti approvato sia le risoluzioni della maggioranza che gli atti di indirizzo presentati dai gruppi d'opposizione. Tra questi c'è anche la richiesta che lo stato di emergenza nazionale venga allargato alle province di Lucca, Massa Carrara e parte del territorio della provincia di Arezzo. Sentiamo le interviste e partiamo dal capogruppo del PD Ceccarelli sugli atti approvati in Consiglio. Sono stati approvati alla fine di questo dibattito diversi atti in maniera unanime, sia presentati dalla maggioranza che dall'opposizione. Alcuni sono stati rinviati in commissione perché hanno bisogno di approfondimenti e di un ragionamento maggiormente articolato. Tra gli atti approvati, ovviamente, la nostra risoluzione, che oltre ad un ringraziamento al Presidente Gianni, ora commissario per quanto riguarda la situazione di crisi, all'assessore Monni, ma con loro a tutta la protezione civile, le forze dell'ordine, i vigili del fuoco, tutti i volontari, tra i quali questi straordinari giovani, molti studenti che da subito si sono presentati e si stanno presentando per aiutare in quelle che sono le operazioni ora maggiormente necessarie per tornare alla normalità. Quindi la nostra richiesta è indirizzata al sostegno nei confronti del Presidente Gianni, che è appunto il commissario in questo momento per la situazione di crisi, affinché possa svolgere con la maggiore forza, la maggiore celerità tutte quelle che sono le operazioni a sostegno delle imprese e delle famiglie per far ripartire le lavorazioni, per sgomberare le strade, per smaltire i rifiuti, insomma per cercare di recuperare una normalità dopo quello che è accaduto, sperando anche che il maltempo che si riaffaccia, come dire, non sia delle proporzioni che hanno provocato queste alluvioni. Dopodiché noi abbiamo anche richiesto che ci sia un impegno per quanto riguarda l'estensione del riconoscimento della calamità naturale non soltanto alle 5 province che l'hanno già avuto, ma anche alla provincia di Lucca, di Massa Carrara e a parte del territorio della provincia di Arezzo, perché anche da questi territori sono stati segnalati dei danni subiti da strutture pubbliche e anche da strutture private. Quindi credo che ci siano le condizioni ora per marciare uniti, per dimostrare una compattezza, perché la Toscana è di tutti, perché i toscani e le toscane hanno bisogno dell'aiuto delle istituzioni e la collaborazione deve essere massima fra governo, regione, amministrazioni locali. Dopodiché verranno anche i tempi nei quali faremo gli approfondimenti, sarà necessario vedere quello che ha funzionato di più, quello che ha funzionato di meno, quello che potrà essere magari aggiustato o corretto nei prossimi mesi e nei prossimi anni. La cosa che io ho voluto segnalare è anche, accanto alle esigenze di fare opere di mitigazione delle piene, come il rafforzamento degli argini, la manutenzione ordinaria che devono fare i consorzi, le casse di espansione, anche una riflessione su chi negli anni passati, ancora oggi, accanto, come dire, al quasi disconoscimento dei cambiamenti climatici, che sono comunque una parte importante nel provocare questi fenomeni così violenti e così devastanti,
anche una valutazione, un ripensamento rispetto alla nostra legge urbanistica, una legge che tra l'altro mette al centro della pianificazione dei comuni la carta del rischio idraulico e idrogeologico e quella del rischio sismico. Ecco, credo che chi magari in passato ha pensato che questa legge era eccessiva o che addirittura andava smantellata nel versante centrodestra, oggi forse potrà invece apprezzare queste previsioni. Dopo Vincenzo Ceccarelli è la volta di Stefano Scaramelli, capogruppo di Italia Viva. Intanto io affermo che Gianni si sta muovendo bene, questo è il primo punto di vista mio come forza politica per quanto riguarda la fase emergenziale, come bene si stanno muovendo i sindaci del nostro territorio con una grande cultura di appartenenza, bene si sta muovendo l'assessore della protezione civile Monia Monni, quindi un ringraziamento alle istituzioni presenti nel territorio, ovviamente forze dell'ordine, ovviamente sistema diffuso di protezione civile, volontari, angeli del fango e non solo. Credo che non esista persona migliore che Eugenio Gianni, che è il presidente, che una volta in grado di intervenire sulla fase emergenziale possa poi anche favorire la fase della ricostruzione, ma siamo ancora in una fase emergenziale, siamo ancora nel definire gli interventi urgenti da dover affrontare e credo che servano invece maggiori risorse, quindi quello che chiediamo al governo di stanziare subito altre risorse e se possibile di impegnare maggiormente l'esercito nei nostri territori e nel contempo ringraziamento va a tutte le colonne mobili delle altre regioni italiane che si stanno impegnando in Toscana. Adesso passiamo alle dichiarazioni dei rappresentanti delle opposizioni di centrodestra e partiamo da Elena Meini della Lega. Abbiamo chiesto che si velocizzino le risorse in tutta la Toscana, ci siamo focalizzati sul tema dell'area costiera, quindi delle province di Livorno, Pisa, Massa e Lucca. E abbiamo approvato appunto un atto dove abbiamo chiesto che ci sia una sburocratizzazione dell'iter procedurale, perché non dimentichiamo anche la calamità naturale che ha attraversato le varie province nei giorni del 30 e il 31 ottobre, quindi un preallarme all'alluvione che abbiamo attraversato e da lì l'area costiera è stata colpita più volte appunto e che ha creato danni agli stabilimenti balneari, alle attività produttive, ma anche a tantissime famiglie che ancora oggi si trovano senza luce, senza acqua e sono sfollate. Due atti generali che sono stati rimandati in commissione invece di un'attenzione più generale a tutta la Toscana, su cui c'è bisogno di un approfondimento, perché abbiamo chiesto che la terza variazione di bilancio che si va a discutere nel prossimo consiglio regionale non sia quella che Gianni ci ha presentato prima della catastrofe che è avvenuta, ma che sia una variazione dedicata non interamente ma quasi appunto alle famiglie e alle imprese colpite da questa alluvione. Quindi a breve si svolgeranno le commissioni ed andranno a analizzare anche questi atti più specifici e poi abbiamo chiesto che la legge regionale 45 del 2000, quella che prevede l'iter burocratico diciamo di stato di emergenza regionale, sia completa nei tempi più veloci, perché il termine massimo è di 30 giorni ma non possiamo attendere 30 giorni che la giunta decida appunto tutte le province coinvolte, decida quali sono i danni appunto e quali sono le risorse che la regione mette a disposizione, per poi andare allo step successivo, a quello che è quello di richiedere le risorse al governo. 30 giorni sono troppi, la regione si deve velocizzare, ci aspettiamo che già nella prossima riunione di giunta di lunedì si parli del tema e si dia delle risposte ai cittadini toscani. Dopo Elena Meini è il turno di Marco Stella di Forza Italia, sentiamo. Il governo Meloni, il governo di centrodestra ha già portato in questa regione alcuni aiuti importantissimi. È venuto il vice premier Antonio Tajani portando 100 milioni a fondo perduto per le aziende che stanno sul nostro territorio e che hanno subito danni dall'alluvione, 200 milioni per quanto riguarda finanziamenti ad un tasso agevolato e sono 300 milioni che il governo di centrodestra ha portato due giorni dopo in questa regione. Il giorno dopo l'alluvione in Consiglio dei Ministri è stato decretato lo stato di emergenza, 5 milioni ha messo il governo ma è soltanto un primo step. Abbiamo consapevolezza delle difficoltà che le imprese e le famiglie stanno vivendo. Per questo abbiamo portato all'attenzione del Consiglio regionale alcuni elementi che qualificavano la nostra azione dentro il Consiglio regionale. Penso per esempio a un ordine del giorno approvato che prevede la possibilità per i comuni alluvionati, per le attività commerciali, di anticipare il periodo dei saldi. Questo porterebbe naturalmente subito del liquido all'interno delle casse delle attività commerciali e delle nostre aziende. Abbiamo chiesto l'audizione del Presidente del Consorzio Bonifica, Vedo Valdarno Bottino,
in commissione per capire anche attraverso lui cosa è successo, quali sono i reticoli secondari, i torrenti che sono esondati, quali sono i torrenti che hanno avuto delle difficoltà, perché è successo questo nonostante ci viene raccontato che sono state fatte 100 casse di espansione negli ultimi 20 anni e che sono stati spesi 84 milioni di euro negli ultimi 15 anni. Cosa è successo? I codici, l'allerta, se il meccanismo ha funzionato, il piano regionale contro le alluvioni, se è stato un piano che ha consentito di rispondere in maniera immediata, efficiente rispetto alle esigenze. Ci sono ancora tanti cittadini che sono fuori casa, ci sono ancora tante case alluvionate, ci sono ancora imprese che stanno smaltendo i rifiuti. Sarà un periodo molto difficile per le nostre imprese e per la nostra regione. Ci sono famiglie in mezzo alla strada, ci sono soltanto a Campi ancora più di 100 famiglie che non hanno luce ed elettricità. Per quanto ci riguarda, noi abbiamo anche attivato con i nostri partiti una serie di iniziative a sostegno delle famiglie, raccolta di materiale, anzi lanciamo come capogruppi anche un appello a portare i generi di cui hanno bisogno le famiglie, non soltanto vestiti ma generi alimentari ma soprattutto anche materiale per pulire. Chiudiamo con le dichiarazioni del centrodestra con Francesco Torselli di Fratelli d'Italia. Credo che il centrodestra in questi due giorni di discussione sull'alluvione abbia fatto un servizio ai cittadini e alle cittadine di tutta la Toscana. Ha fatto un servizio evidenziando in maniera seria e puntuale tutto quello che non ha funzionato, non per fare polemica, ma perché è giusto che la Regione Toscana, la politica tutta, metta l'attenzione, focalizzi l'attenzione su quello che è andato storto, perché se oggi fossimo qua a raccontare che è stato tutto bene, è andato tutto bene, che ha funzionato tutto e che Tutto è andato nella maniera migliore, ovviamente non saremo a commentare un disastro che ha visto 9 morti, a cui va nuovamente la nostra solidarietà, ha visto città intere distrutte, ha visto cittadini che ancora oggi sono senza luce e senza acqua a casa. Abbiamo fatto un servizio, abbiamo ottenuto oggi con gli atti di cui hanno già parlato i colleghi Stella, Meini, aggiungo quelli che ha portato Fratelli d'Italia, cioè un atto dove finalmente si sancisca e si scriva nero su bianco che anche le province di Massa e di Lucca e una parte della provincia d'Arezzo hanno subito danni, perché nei giorni scorsi era tutto un rincorrersi e un cercare di capire se queste province stessero o no all'interno dello stato di emergenza. Oggi abbiamo portato un atto in aula che è stato approvato e che sancisce in maniera netta che l'emergenza riguarda anche loro, che porta alla costruzione e al proseguimento della realizzazione delle barriere che mettono in sicurezza la città di Pisa. Abbiamo visto che il pericolo non arriva soltanto dal cielo ma arriva anche dal mare, quindi servono opere che mitighino e che mettano in sicurezza le città costiere. Questo oggi era quello che noi potevamo fare. Poi ci sono tutte quelle domande che i cittadini ci fanno e a cui è giusto dare delle risposte, e questo lo faremo nei giorni prossimi, nei giorni a venire, con le commissioni, con gli strumenti che abbiamo a disposizione. Ultima dichiarazione dei rappresentanti delle opposizioni, Irene Galletti del Movimento 5 Stelle. Vengono confermate tutte le ipotesi più drammatiche che scienziati ed esperti da decenni ci suggeriscono per cercare di cambiare l'approccio e il trend e anche alle leggi che noi produciamo. E fondamentalmente che gli eventi sono sempre più estremi, sempre meno controllabili, la prevenzione diventa fondamentale, ma soprattutto dobbiamo preparare il nostro territorio a non subire danni eccessivi per quelli che poi sono gli eventi estremi. E da questo punto di vista dobbiamo dire che lo smantellamento che negli anni si è visto della legge 65 del 2014, la famosa legge Marzo, non depone a favore di questa regione. L'altra riflessione è sul reticolo minore, che sicuramente è quello che ha dato maggiori problemi, è il più difficilmente controllabile e che richiede non soltanto degli investimenti, ma anche una previsione di minor consumo del suolo che a questo punto non è più rimandabile. Chiudiamo la nostra serie delle interviste con il Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, che ringrazia le forze politiche per il modo in cui si è svolta la seduta dedicata all'alluvione. Abbiamo appena concluso i lavori dell'Assemblea legislativa, è stato due giorni intense in cui abbiamo provato a dare il nostro contributo in questa terribile tragedia che ha toccato la nostra terra. Sono ore in cui ancora tante ragazze e tanti ragazzi stanno spalando il fango a Campi Bisenzio, a Prato, in altre realtà della Toscana. Sono le ore in cui si contano i danni. E allora noi abbiamo voluto prendere l'impegno tutti insieme in un clima di solidarietà diffusa
di sostenere le famiglie, di sostenere le imprese, di sostenere chi ha perso tutto, di sostenere chi ha subito le mareggiate come a Marina di Pisa o le forti piogge e le raffiche di vento. Il nostro obiettivo è fare in modo, tutti insieme, con l'aiuto del governo, con le risorse della regione, di sostenere le famiglie e le imprese, perché l'obiettivo è rialzare presto la testa tutti insieme e sono certo che ce la faremo, perché siamo la Toscana. È tutto per questo appuntamento con Monitor Consiglio, interamente dedicata all'alluvione che ha colpito la Toscana. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata.